Ma la cosa che più amareggia non è tanto la richiesta di chiarimenti, perché quella ci sta, tra l'altro è un mio dovere istituzionale chiarire se ci sono dei passaggi da chiarire, ma la cosa che amareggia è sempre immaginare che ci siano delle ombre, che ci siano dei giochi, che ci siano delle verità nascoste, che veramente non soltanto amareggia ma anche indispone. Quello che Francesca Valenti non tollera nella polemica politica è che si possa più o meno surrettiziamente pensare che ci siano scenari torbidi e misteriosi. Così, dal punto di vista del sindaco, è stato nella contrapposizione sui cantieri di servizio. Non è così. A me verrebbe da dire in siciliano lupo chiaro soccava bagnia, perché è una cosa che veramente mi indispone, non mi appartiene e credo che non sia il giusto modo per determinare una contrapposizione piuttosto che un'opposizione di consiglieri di centrodestra nella specie, che poi io virgoletto sempre centrodestra perché vorrei capire chi sono effettivamente consiglieri di centrodestra. Forse qualcuno ama fare confusione, mi auguro che lo faccia in buona fede, devo dire la verità. Non è successo nulla di particolare, perché quando si è posto il problema qualche settimana fa si era posto un problema perché in assessorato non risultava in prima battuta presentata la nostra manifestazione di interesse sui cantieri lavoro, e proprio a questo proposito, a seguito di un'interrogazione dei consiglieri di centrodestra ad una preoccupazione generale, ci si è attivati immediatamente per capire, tanto è vero che l'assessore Longe è andata in assessorata per sincerarsi del fatto che fosse stata protocollata correttamente la manifestazione di interesse, e dall'assessorato è arrivata nota che il comune di Sciacca aveva regolarmente presentato la manifestazione di interesse sia sui cantieri servizi sia sui cantieri lavoro, e in quel momento si parlava di una probabile esclusione sui cantieri lavoro, quindi questo tipo di manifestazione di interesse. Su quello è stata fatta chiarezza, documentale peraltro. La circostanza che non si possa accedere ai cantieri di servizio perché si è già fruito di questo contributo nell'anno 2014 è altro. Il sindaco comunque ammette di non avere avuto notizie tempestive sul caso. Peraltro questa nota io non l'avevo letta, onestamente, perché non l'avevo ancora letta. Abbiamo partecipato ugualmente alla manifestazione di interesse sui cantieri servizio, proprio perché a volte, dipende anche dalla capienza e dalle manifestazioni di interesse, si aprono delle finestre che possono consentire di ampliare, diciamo, il panorama dei fruitori, e quindi per quello che ci riguarda da un passo avanti sì, un passo indietro no. Francesca Valenti spera che anche questo caso sia chiuso. Io sono sempre aperta al confronto, però l'atto dell'accusa non credo che giovi, e soprattutto non giova il clima, perché quando si crea un clima di un dissapore, come se ci fosse sempre qualcosa da nascondere, tutto questo non aiuta la comunità.